Amiche e amici di Player Inside, buona domenica e bella sigla. Siamo quasi a novembre, Midna. Sai questo che vuol dire? No! No, devi dire qualcosa di divertente, tipo... Wow, Halloween, tanti dolci! Sì, ma sono stanca di essere sempre quella dei dolci, del cibo, poi dicono che sono ingrassata! Ma se stai benissimo, non è vero che sei fissata con i dolci poi, eh? Solo per fare scena. Ecco, infatti... La novità è che a novembre parte il Cyber Month di NordVPN, dobbiamo approfittarne. Dovete approfittarne. NordVPN vi permette di crittografare il vostro traffico di internet e di mantenere private le cose che fate online di cui vi vergognate, nascondendo il vostro indirizzo IP e la vostra posizione che altrimenti sarebbero visibili. Inoltre, NordVPN vi permette di accedere a contenuti di servizi di streaming esteri facendovi apparire come se foste collegati dagli Stati Uniti o dal Giappone, accedendo così ai servizi streaming di quei paesi altrimenti inaccessibili dall'Italia. E soltanto per pochissimi giorni c'è uno sconto del 73% su un piano di 2 anni un mese gratis, solo con il codice che trovate in sovrimpressione in descrizione. Inoltre, usando il nostro codice e il nostro link in descrizione, supportate tantissimo il nostro lavoro e soprattutto i nuovi progetti, che sono mastodontici e presto li vedrete. E io posso comprarmi più dolci! Ma dicevi che non volevi essere associata ai dolci. La bufera GTA Trilogy, se ne è parlato tanto nella settimana appena trascorsa e abbiamo fatto anche un video dedicato al caso GTA Trilogy, ipotizzando il fatto che si potesse essere trattato di una truffa, ovviamente con le dovute pinze e interrogandoci su questa possibilità, giungendo a delle conclusioni. Vi invito a recuperare quel video. Nel frattempo Rockstar Games ha reso di nuovo disponibile per PC il download della GTA Trilogy, ha fatto uscire anche una nuova patch che rende tra le altre cose la pioggia meno insopportabile di come non fosse nella trilogia fino a qualche giorno fa, e si è detta dispiaciuta per il risultato finale non conforme ai risultati solitamente ottenuti dalla compagnia americana, e soprattutto ha reso disponibili nuovamente sugli store per PC la trilogia originale di GTA, rendendola anche scaricabile gratuitamente per chiunque avesse acquistato sempre da PC la trilogia Definitive Edition. Una buona mossa che se non altro getta acqua sul fuoco, ma che di sicuro non risolve dalle basi i problemi della trilogia, che vanno ben oltre la semplice pioggia e che sostanzialmente ci hanno fatto sentire un po' traditi da Rockstar Games, i cui risultati sono sempre stati ottimali in altri ambiti. A sorpresa, questa settimana è stata pubblicata la beta multiplayer di Halo Infinite per Xbox e PC, totalmente gratuita, anticipando il lancio del gioco completo che avverrà l'8 dicembre. E intanto, mentre tutti voi potete giocare al multiplayer, noi siamo stati scelti da Microsoft per testare la campagna in anticipo, e ne trovate un assaggio sul nostro secondo canale Player Inside 2, poi ovviamente al lancio uscirà la nostra recensione. Purtroppo però per la campagna in coop e la modalità Forgia si dovrà attendere più del previsto, perché la prima non uscirà prima di maggio 2021. E la seconda non si sa ancora quando. Ha tenuto banco questa settimana la notizia di The Elder Scrolls 6 esclusiva Xbox. Infatti Phil Spencer in un'intervista a GQ ha affermato che per The Elder Scrolls 6 prevede lo stesso trattamento di Starfield, che ricordiamo è un'esclusiva Xbox Series X ed S e PC. Insomma, Spencer non ha ancora pronunciato le fatidiche parole di Elder Scrolls 6 non uscirà su PlayStation, ma ci gira attorno e lo dice sempre in maniera velata. È evidente che non voglia scatenare la furia della community PlayStation, e infatti ha aggiunto che l'intenzione di Microsoft non è quella di punire la concorrenza e che le altre piattaforme, legacy PlayStation, avranno modo di crescere comunque. E non è la prima volta che Spencer cerchi di sottolineare quanto l'acquisto di Bethesda non voglia togliere nulla a nessuno ma dare solo un vantaggio a Xbox, che poi, caro Phil, è la stessa cosa. Nella settimana appena trascorsa ci sono state le celebrazioni per il 20° anniversario del brand Xbox. La prima Xbox, infatti, è uscita il 15 novembre 2001, quantomeno negli Stati Uniti. E questi eventi ci rendono sempre lieti e ci danno motivo di celebrazione, ma ci fanno sentire anche tutti più vecchietti, eh? Soprattutto se pensiamo che nel 2001 avevamo già 17 anni. No, non sto parlando con te, stronzetto, che adesso hai 17 anni. Vergogna!
Ai post celebrativi di Microsoft su Twitter sono arrivate le risposte da parte di Sony, con un sonoro congratulazioni per il grande giorno. E ovviamente ormai ci si infila sempre, KFC, quelli vi ricordate della console che avrebbe dovuto scaldare il pollo, ovviamente era una trollata, ma ancora oggi alcuni di voi ci chiedono: recensirete la KFC console quando uscirà? Non uscirà. Comunque KFC ha risposto sotto il tweet di Sony con un wholesome 100. Per la serie, oh ma quanto siete carini, quanto siete buoni. E sottolineando un po' anche la falsità di fondo di queste congratulazioni. Perché il messaggio che avrebbe voluto scrivere Sony sarebbe stato: bravi, e però siete pur sempre dei concorrenti. E andate a fa... Bandai Namco ha annunciato un nuovo gioco dedicato a Dragon Ball, si chiama Breakers, è un action multiplayer asimmetrico in cui si gioca in 7 contro 1, ovviamente con i personaggi della serie. Il gioco prevede la personalizzazione dei sopravvissuti e la compatibilità con i salvataggi di Xenoverse 2. Uscirà nel 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X ed S e Switch. Capcom tempo fa ha annunciato con un enigmatico trailer il non meglio definito Pragmata, ma da allora non lo abbiamo più visto. Questo perché il gioco ha bisogno di più tempo ed è infatti stato annunciato che non ce la farà per il 2022 come inizialmente previsto, ma uscirà nel 2023. Insomma, cominciano già adesso i rinvii al 2023 e non siamo ancora nemmeno nel 2022. Invece abbiamo una notizia di un anticipo, un evento più unico che raro, signori. Il picchiaduro Sifu, che sarebbe dovuto uscire a fine febbraio 2022, uscirà invece l'8 febbraio, quindi un paio di settimane prima. Che voglia evitare la concomitanza con altre grosse uscite del periodo, come Horizon Forbidden West il 18 febbraio e Elden Ring il 25, è altamente probabile, oltre che comprensibile. Un titolo che non cambierà mai più data è Dying Light 2, che è già stato rimandato, ma che a detta degli sviluppatori uscirà il 4 febbraio sicuro e che le possibilità che ciò cambi sono zero. E mentre si è parlato di vendite con dati di vendita più precisi rispetto a quelli esposti la settimana scorsa, con la compagnia di analisi di vendite e proiezioni di mercato Ampere Analysis, che ha parlato di 12,8 milioni di unità per la console di Sony PlayStation 5 e di 6,7 milioni per la console di Microsoft Xbox Series X ed S, quindi come se quasi Sony avesse doppiato Xbox Series X ed S insieme con la sua PlayStation 5, niente male considerando che siamo in un anno in cui effettivamente neanche si trovano le console, soprattutto PlayStation 5, e nel frattempo Nintendo Switch, sempre secondo queste stime, sarebbe arrivata alla bellezza di 89,7 milioni di unità vendute. Ovviamente non possiamo fare a meno di pensare, soprattutto nel caso di PlayStation 5, che tante di questi milioni di unità siano in mano ai bagarini e agli youtuber e gli influencer che l'hanno ricevuta gratis, decretando la penuria di console. Già. Peraltro, sempre secondo questi dati di vendita, Xbox Series S sarebbe in vantaggio a sua volta su Xbox Series X, ovvero la gente preferirebbe spendere un po' di meno accaparrandosi un Xbox Series S che è only digital e portandosi a casa la nuova generazione, seppur con qualche compromesso. Nel frattempo in settimana abbiamo scoperto che nel controller celebrativo per il 20° anniversario di Xbox, il buon Phil Spencer, oltre alla sua firma, ha nascosto un messaggio, ovvero: quando tutti giocano, tutti vincono. Oh Phil, stai diventando il nuovo candidato a farsi toccare la punta del cazzo dal sottoscritto. E no, non è una minaccia di molestie, eh? È una cosa per adularti. Phil Spencer inoltre ha chiarito che la retrocompatibilità è arrivata a un punto per quanto riguarda le console Xbox, ovvero non ci saranno ulteriori titoli in retrocompatibilità da aggiungere al già folto parco titoli resi retrocompatibili con le nuove console Xbox. Questo perché di base effettivamente abbiamo finito, ne sono stati aggiunti di recente altri 76, tra cui titoli anche molto illustri, però non ce ne saranno più, considerando che molti titoli non possono essere al 100% retrocompatibili con ogni console Microsoft, e pertanto si auspica che in futuro ci possa essere un sistema che possa permettere di emulare tutto su una piattaforma in modo legale qualsiasi titolo del passato. E Phil, questi modi in effetti ci sono già, non legali effettivamente, però l'unica gabola sarebbe quella di renderlo legale, perché è solo una questione di legalità, perché poi per il resto a livello di tecnologia, ma da mo Phil, da mo. A margine delle celebrazioni per il 20° anniversario di Microsoft, giunge la notizia che Xbox Game Pass sarebbe dovuto essere un servizio a noleggio di videogiochi un po' come Blockbuster, e si sarebbe dovuto chiamare Arches.
Ma chiaramente poi la cosa si è evoluta passando da un servizio simil Blockbuster a un servizio simil Netflix, ed è ancora in fase di evoluzione e ci piace tanto. Mentre dal canto PlayStation 5 effettivamente sembra che, secondo alcune indagini, l'utenza preferisca il formato fisico per il 51% degli intervistati. Lo si era dato per spacciato, ma lo sviluppo di Skull & Bones, il titolo di Ubisoft a base di battaglie navali, prosegue e potrebbe presto entrare in fase beta, almeno stando alle parole dell'insider Tom Henderson, secondo cui potrebbe essere presente all'E3 2022. E pensare che noi lo abbiamo giocato anni e anni fa, ma sicuramente adesso sarà un'altra cosa. E in tema Ubisoft, l'azienda francese ha annunciato che nel 2025 aprirà un entertainment center nei pressi di Montpellier e poi, in un futuro non meglio precisato, un vero e proprio parco a tema Ubisoft, un po' sullo stile del Nintendo World. La vicenda di Scalebound brucia ancora. Quello che sarebbe dovuto essere il prossimo capolavoro action di Platinum Games è stato cancellato ormai anni fa. Nonostante sia passato molto tempo, Hideki Kamiya si è scusato per la vicenda, spiegando che allora Microsoft, che ne aveva l'esclusiva, aveva grandi ambizioni per quel gioco, ma che rappresentava una sfida troppo grande per Platinum, che allora non aveva abbastanza esperienza né col motore grafico né con le funzionalità online che avrebbe dovuto avere il gioco. Oltre che con i videogiocatori, Kamiya si è scusato soprattutto proprio con Microsoft, che aveva dato loro fiducia. E chissà che questa fiducia non possa rinnovarsi per il futuro. Qualche mese fa si era parlato anche su questo canale di un caso piuttosto increscioso che riguardava Activision, ovvero casi di molestie e maltrattamenti nell'ambito di lavoro. Ebbene, adesso 1300 dipendenti di Activision hanno firmato per ottenere le dimissioni di Bobby Kotick, che è il CEO della compagnia, il quale si sarebbe macchiato non soltanto della colpa di aver insabbiato alcuni casi precedenti riguardanti altri capoccia, ma sarebbe stato protagonista egli stesso di casi di molestie. Il fatto è che adesso che è stata sdoganata, la situazione chiaramente è diventata ancora più incresciosa, perché persino Sony con Jim Ryan e Microsoft con Phil Spencer sono intervenute a tal proposito, dissociandosi dai fatti avvenuti in Activision e prendendo una posizione netta, che onestamente abbiamo apprezzato, sostenendo che in un ambiente di lavoro, per quanto riguarda l'ambito videoludico, non possono e non devono succedere cose come quelle che sarebbero successe in Activision. Nella settimana appena trascorsa non sono mancate neanche, guarda un po', le polemiche. A generarle stavolta è stato Marco D'Amore, l'attore di Gomorra. Alla domanda dell'intervistatore ad Amore, che chiedeva se una serie come Gomorra avrebbe potuto influenzare i giovani, la risposta riportata sul quotidiano è stata da parte di D'Amore particolarmente spiazzante. Mi sembra immorale accusare Gomorra di provocare emulazione quando basterebbe conoscere i videogiochi con i quali passano il tempo i ragazzi. Videogiochi che raccontano di futuri distopici in cui devono ammazzare, sventrare e violentare, e si esaltano di questo. Giustamente la risposta riportata così quantomeno faceva cadere le proverbiali palle a terra. Quindi per la letteratura, per la cinematografia d'autore in cui ci sia violenza va tutto bene, per i videogiochi no, perché lì sì che si violenta, si ammazza e che vuol dire? Effettivamente posta così lasciava molto a desiderare la risposta dell'attore. Tuttavia poi D'Amore è ritornato sulla sua posizione, sostenendo anzi di aver voluto difendere i videogiochi e di esserne un sostenitore, e che il pezzo sul giornale era stato riportato in maniera un po' decontestualizzata e quindi fraintendibile. Va bene, ci crediamo, non abbiamo motivo di non crederci, anche perché io ho paura che mi mandi qualcuno altrimenti. Non riesco a discernere l'attore da Gomorra, mi dispiace, è così. Sì, Gomorra mi ha influenzato. Si scherza. Non fraintendete. Ora non decontestualizzate. Un'altra grande polemica questa settimana è toccata anche ai Video Game Awards, i The Game Awards, che si terranno a dicembre. Tra i candidati al titolo di GOTY, ovvero Game of the Year 2021, mancano alcuni titoli illustri che ci saremmo aspettati di trovare. Tutti scandalizzati perché manca Forza Horizon 5, siamo assolutamente d'accordo, non capiamo perché un titolo di corse debba essere relegato soltanto all'ambito dei racing game, addirittura mischiato agli sportivi. Quindi potrebbe effettivamente essere un candidato al GOTY per quanto è fatto bene. Ma mancherebbe anche un Age of Empires 4, forse. E mancherebbe soprattutto un Lost Judgment, che non viene minimamente considerato in alcuna categoria. Questo perché a chi fa questi spogli, diciamo queste candidature, mancano decisamente le palle. E qui me ne assumo tutte le responsabilità, perché un gioco come Lost Judgment meriterebbe di essere candidato ai GOTY. Ma va sempre così. Da che mondo è mondo, da quando esistono i The Game Awards. Questo perché, hey,
i The Game Awards, tutto sommato, non è che poi contino così tanto. Se per noi un titolo è il gioco dell'anno, basta quello. I The Game Awards sono delle premiazioni. È come agli Oscar, premiano un po' chi vogliono loro anche in base all'impegno sociale di questo o quell'attore. Dai. E nel frattempo Facebook, adesso Meta, ci fa sapere di essere al lavoro su dei guanti da associare al visore per la realtà virtuale che rendano realistiche le sensazioni tattili con i videogiochi e non solo. E chiaramente quando usciranno molto probabilmente avranno un costo della Madonna. Ma non so perché, immagino che possano andar bene per quanto riguarda le vendite, perché finalmente potremo toccare con mano nei videogiochi per esempio le armi. A questo serviranno, eh? Cioè io penso, sai che c'è? Facciamoli per i videogiochi, così sembra che stiano toccando una pistola. La pistola, sì. I videogiochi, sì. Sì. Sono stati annunciati i giochi che saranno inclusi nel Game Pass in questa seconda metà di novembre. Già aggiunti Dead Space e Dragon Age Origins in cloud, Next Space Rebels, XO1, Fight Tactics, My Friend Pedro e Undungeon, tutti per console PC e cloud. Il 23 novembre arriverà Dear Simulator al suo giorno di lancio e il Souls-like Mortal Shell. Dal 30 infine Evil Genius 2, tutti per PC, console e cloud. Questi sono i titoli che sicuramente saranno nel Game Pass, ma secondo alcuni rumor anche Cyberpunk 2077 sarebbe dovuto arrivare nel servizio di Microsoft. Questo perché in un video ufficiale dedicato al cloud gaming di Xbox era brevemente presente Cyberpunk. CD Projekt Red ha però smentito la cosa. Tra l'altro il gioco deve ancora uscire in versione nuova generazione, quindi in effetti potrebbe ancora vendere bene nei prossimi mesi. Annunciato il prossimo gioco gratuito dell'Epic Games Store, in realtà non è un gioco, ma un pacchetto di benvenuto ad Unstream, disponibile dal 25 novembre. Unstream è una piattaforma di retro gaming in cloud in cui è possibile, previo abbonamento, giocare in streaming diverse glorie del passato. Come sappiamo, il Ryuga Gotoku Team sta lavorando al prossimo capitolo di Yakuza, ma ha fatto sapere di essere al lavoro anche su una nuova IP, ovvero un gioco del tutto inedito. Non sappiamo ancora nulla in merito, ma potrebbe essere un modo per sostituire Judgment dopo il contenzioso nato con l'agenzia dell'attore che ne interpreta il protagonista, oppure un titolo totalmente diverso. Qualsiasi cosa arrivi da loro per noi, ben venga. Per quanto la porti nel cuore come ogni console Nintendo, anche quelle più o meno fallimentari, vedi il Virtual Boy, Wii U è stata una console fallimentare, è vissuta a cavallo tra Wii e Switch. Ma sta per uscire un nuovo gioco per Wii U inaspettatamente e molto probabilmente l'ultimo, costerà 2,99€ e sarà disponibile soltanto nell'eShop. Si chiama Captain New ed è un gioco indie realizzato dalla Ultra Dolphin Revolution. Chiaramente nulla di che, sfrutterà il touchscreen, sfrutterà le caratteristiche peculiari della console di Nintendo, ma insomma sicuramente non sarà una killer application. È più una manifestazione d'amore nei confronti di questa piattaforma sfortunata della grande N. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana, vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci accordato la vostra gradita preferenza. Vi ricordiamo l'appuntamento di domani come ogni lunedì sera alle 21 per Control News in live e alla prossima.